Buongiorno compagni di viaggio, come va? Una breve introduzione al video di oggi, un weekend a Roma in maniera completamente casuale e improvvisata, che però voglio condividere con voi perché nonostante non abbia filmato sempre con continuità, per qualcuno potrebbe essere interessante. Perciò, buona visione! Buongiorno compagni di viaggio, vi faccio vedere subito dove sono. Sono a Roma, fuori dalla chiesa di San Paolo fuori le mura. Dopo vi spiego perché. Juan Pablo, un ragazzo messicano conosciuto sul Cammino di Santiago lo scorso anno, dopo aver frequentato il seminario a Roma, diventerà quest'oggi parroco. E un po' di noi compagni del cammino gli abbiamo fatto una sorpresa in uno dei giorni più emozionanti della sua vita. Devo dire che nonostante io non sia credente, la cerimonia in alcuni momenti è stata molto toccante. Unico difetto che è durata 3 ore. Come vi dicevo prima, la cerimonia si è svolta all'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura ed è a dir poco meravigliosa, enorme, sfarzosa. Ma il particolare che più mi ha colpito è che ci sono i ritratti di tutti i papi della storia, anche se i ritratti dei papi vissuti prima del 1600 sono di fantasia. E dato che nella tradizione cattolica si pensa che nel momento in cui finiranno questi spazi per nuovi ritratti papali, Gesù Cristo tornerà sulla terra, Giovanni Paolo II pensò bene di far aggiungere 25 spazi in più, dato che ne erano rimasti solo 3 vuoti. Dopo la cerimonia ci siamo trasferiti tutti quanti al ristorante La Ruota, dietro le mura vaticane, per festeggiare. E sapete come vanno a finire queste cose. Finita la festa e salutato tutti, ho cominciato a fare una cosa che mi riesce sempre benissimo: vagare a caso per le città. Si può essere credenti o non credenti, ma quando si arriva in questa piazza fa sempre un certo effetto. Poi 2 anni fa arrivavo esattamente in questo punto, appoggiando la bicicletta dopo quasi 1000 km di via Francigena. Quella sì che fu una gran bella emozione, arrivare qua in bicicletta da Torino. Che bei ricordi. E qui veri padroni di Roma. Ah, Campo dei Fiori, che bella che sei. Quelle bancarelle di fiori, la statua di Giordano Bruno. Interni di questo palazzo. Guardate che roba, anche sopra che soffitti. Mi sa che in video non si capisce bene. Palazzo Doria Pamphili. Thank you.
buongiorno da una affollata Roma. Sto andando a Piazza Venezia a vedere una mostra che secondo me sarà fenomenale, non vedo l'ora di vederla. Dove ti giri, c'è qualche resto da vedere. L'artista ha scolpito 30 cuori diversi che vanno a comporre il battito cardiaco. Quella che avete visto è la mostra dello scultore Iago, questo ragazzo italiano fenomenale. Vi consiglio di venirla a vedere qui a Palazzo Bonaparte, davanti all'Altare della Patria, perché è meravigliosa, lui è un genio dei nostri tempi, di cui dobbiamo essere orgogliosi noi italiani. Qui siamo in cima al Vittoriale, all'Altare della Patria, in Piazza Venezia. Che meraviglia! Laggiù c'è il cupolone. Questa è la scalinata che porta su al Campidoglio, siamo a due passi da Piazza Venezia e questo è il piazzale del Campidoglio, progettato niente meno che da Michelangelo Buonarroti. E quello è il municipio di Roma. Questo è il Teatro Marcello, guardate che roba incredibile, le colonne romane con sopra case medievali. Wow, solo a Roma, solo a Roma. Questa è la Fontana delle Tartarughe, vedete che lì in cima ci sono delle tartarughine che si arrampicano sulla fontana.
Questa è la chiesa di Santa Maria Maggiore, dove sto per andare a seguire un evento, perché Juan Pablo, uno dei ragazzi che ho conosciuto sul cammino di Santiago, oggi qua celebrerà la sua prima messa da parroco. No, perché? Che casino! Sono passati 10 minuti di metropolitana per arrivare in Plaza de España. Ed è così che si conclude questo weekend romano. Come sempre è un dispiacere lasciare la capitale, però sono sicuro che una scusa per tornarci si trova sempre.